Obiettivo centrato, signorina. Allora, che succede? No. Tesoro, no. Ma che maniere? Tesoruccio, sei un idiota! Ehi, Lamu, ciao! Ma che cosa ci stai facendo qui? Ten, arrivi al momento giusto, ti prego, aiutami a cercare il mio tesoruccio! Quello stupido di Ataru ne ha combinata una delle sue! Eh sì, purtroppo non perde mai il vizio! Ma dovresti darmi retta, Lamu, te l'ho già detto un'infinità di volte! Perché non lo lasci perdere quel tizio? Credimi, è proprio senza speranze! Se vi confronto, tu sei la luna e lui un pesce di tartaruga! Tu un pesce tropicale e lui un merluzzo! Tu un anemone e lui una medusa! Lamu, ma che cosa ti succede? Per caso hai mangiato qualche cosa che ti ha fatto male? No, non è niente! Shinobu, ma dove state andando? Eh? Ma perché non rispondete? Shinobu, Shutaro! Ma sei tu, Lamu! Cosa ti sta succedendo? No, non preoccuparti, non è niente. Scusami tanto, ma devo andare! Mendo! Sembra di essere tornati in pieno inverno. Sentite, non vi sembra che ci sia qualcosa di strano? Adesso siamo in aprile e anche l'altro giorno con quell'invasione di cicale e libellule. Proprio così, ma come si sono permessi? Non sarà colpa di quel tizio, quello del liceo di Tomobiki, Moroboshi. Ataru! Non ne avrà combinata un'altra delle sue. È probabile. Naka Tomobiki! Anche oggi l'ho incontrata, la mia splendida Venere senza nome. La fragranza dei suoi capelli d'ebano sbriciola la mia razionalità. I suoi occhi sfavillanti mi fanno ardere d'amore. È lei l'oasi per il mio cuore inaridito. Grazie a lei finirà l'epoca del deserto. Per lei io diventerò il cavaliere che protegge un giardino fiorito. Eppure non posso negarlo.
Ebbene sì, anche la rabbia mi invade all'improvviso, perché la verità è che non sono mai riuscito a scambiare con lei una sola parola e non so nemmeno che scuola frequenti! Ma perché, titubare? Ogni incontro avviene sempre tra due sconosciuti. Cos'è la vergogna di un istante paragonata alla gioia di tutta una vita? Anche a rischio di essere deriso da tutti, devo raccogliermi anima e corpo per far scoccare in me la scintilla del coraggio. E quindi è giunto il momento. Adesso vado verso di lei, deciso a compiere il grande passo. Shimo Tomobiki, Shimo Tomobiki! Scusate, devo scendere! Anche oggi l'ho vista. Il mio sconosciuto bignè alla crema. Chissà cosa le piace mangiare. Forse non sopporterà i broccoli e le cipolle. Io non le ho ancora rivolto la parola. Ma questo non ha importanza! Io sono follemente innamorato di lei! Scendo! Devo scendere! Devo scendere! Anche oggi l'ho vista. Il venticello leggiadro di cui non so il nome. Ogni volta ci sfioriamo senza mai incontrarci. Ma oggi... oggi... oggi finalmente... Cosa state facendo, eh? Non avevamo forse giurato eterno amore alla Mu e promesso che non avremmo guardato nessun'altra al di fuori di lei? E invece guardate cosa combinate a essere miserabili! Già al mattino presto, eccovi a inseguire il sedere di una femmina qualsiasi senza ritegno. Siete assolutamente disgustosi! Hai un bel coraggio a parlare degli altri, lurido traditore! Sì, però Megane ha ragione. Che cosa ci è preso? Fino a pochi giorni fa non avevamo mai mostrato interesse per nessuna ragazza al di fuori di la Mu. Oh, e così non ti senti molto bene? Già, infatti. Certo che non è proprio da te, la Mu. La mia corrente si è indebolita e non riesco neanche più a volare veloce come prima. Vediamo un po'. No, non mi sembra che tu abbia la febbre. Non noto niente di anomalo. Da quando hai questi sintomi? Per caso non è successo qualcosa che può avere influito su di te? A pensarci, c'è stato qualcosa. Durante le riprese del film che ho girato con Tesoruccio, Megane e gli altri, mi sono sentita, non so, come invasa da una specie di terrore. Un film? Che genere di film? Non so bene neanch'io. Probabilmente non è niente di grave, ti sarai solo stancata troppo, sarà sufficiente che ti riposi un po'. A pensarci bene, hai sempre avuto una salute di ferro. È come se all'improvviso arrivasse un terremoto. Cosa? Accidenti, un terremoto! Non ti preoccupare, Shinobu, ci sono io qui con te. Oh, Mendo, ho tanta paura! Oh, Mendo, ho tanta paura! No! Pietro!
Lamù, non pensi che sia ora di tornare a casa? No, ho voglia di stare ancora un po' qui. Ho una sensazione molto strana, lo sai? In questo momento mi è difficile spiegare. Insomma, mi sembra di aver dimenticato qualcosa. Oh.